Sempre dalla mostra della meccanica agricola di Saluzzo, siamo nello stand della RCM e abbiamo incontrato il signor Dino. Buongiorno signor Dino, oggi buongiorno. Ci facciamo raccontare da lei quali sono le attività della RCM, quali sono i vostri prodotti che si trovano in fiera. L'attività della RCM è fatta per fare ferro, montare ferro, capannoni in ferro, facciamo tutto quello che possiamo. E poi adesso siamo girati un po' sui fotovoltaici perché il periodo erano quelli che erano, però va bene così, dai, si va avanti e non lamentiamoci sempre. No, assolutamente. Tra l'altro lei mi diceva che qui alla mostra di Saluzzo ci siete da tanto tempo, insomma. 60 anni. 60 anni? 60 anni. Contando che è la 73esima edizione, direi che siete 60 tra i pionieri. Anni e non siamo ancora ricchi, vuol dire che non siamo capaci a farsi i soldi. Non è bello per noi. Bene, no. Può essere una battuta o no, ma la lasciavo sospesa. Come è cambiata il pubblico della fiera negli anni? È cambiato il mondo dell'agricoltura? Sì. È cambiata perché i giovani adesso come adesso vanno sui siti internet, hanno il mondo. Senza stare lì, venire in fiera a vedere che quello fa questo, quello fa quello là. Adesso il mondo è andato avanti diversamente. Però è sempre bello venire perché uno ricorda anche i periodi passati che c'era ancora il contatto più umano, che adesso certo. I giovani vanno avanti diversamente, le cose sono. Beh, noi invitiamo comunque alla mostra perché ci sono dei macchinari, è comunque bello e spettacolare, poi ovviamente l'atto. È bello, però dal lato insomma, farsi vedere non è di cose più tanto. Adesso il mondo va avanti diversamente. È cambiato, un po' più digitale. Tutto. Va bene, però noi speriamo che magari chi vede questo video possa contattarvi anche tramite i vostri siti. Dove siete voi? Come a Villa Falletto. Villa Falletto. Villa Falletto. Provincia di Cuneo e siamo lì una volta lì che facciamo quello che possiamo. Bene, grazie signor Dino, buon proseguimento. Ciao, grazie. Salve. Mille a voi, grazie.